Ragazzi, manca poco all'inizio della partita. Oggi sistemazione provvisoria. Perché? Perché, ragazzi, il mio computer ha deciso di non andare. Quindi già partiamo male. Vi dico già la mia sul turnover. Vi dico che questa cosa non funziona. Non puoi cambiare 10 undicesimi di formazione giusto perché è la Champions League, perché sei un coglione, perché hai perso punti e inutilmente contro squadre dove dovevi vincere. E se vuoi sentire la musichetta della Champions League anche il prossimo anno, secondo me è sbagliatissimo fare questo turnover. Vediamo poi se c'ho ragione o no. È arrivato il momento di leggere le formazioni. Bologna con Skorupski in porta, terzino destro Posch, Somorò, Lukumi, Kilakopoulos sulla sinistra, Scouten e Dominguez mediani, e a chiudere questo 4-3-2-1 Ebischer, Ferguson e Barro da destra a sinistra, e la punta sarà Nicola Sansone. Formazione a specchio per il Milan con Magic Mike Maignan in porta, Florenzi e Touré i terzini rispettivamente destro e sinistro, Kalulu e Chou difensori centrali, Vranks e Pobega mediani, Selemakers a destra, Rebic a sinistra e Charles de Ketteler dietro a Origi. Però voglio vedere poi quando all'intervallo avremo 0 gol all'attivo se non bisognerà far entrare i titolari. Intanto già sono in area nostra dopo 16 secondi. Vai, guarda come si può superare Rebic. No, vabbè, già dopo. Bravo, bravo Pioli, bravo! Bravo! Bravo Pioli! Bravo! Manda in campo le riserve! Bravo coglione! Bravo coglione! 30 secondi! Bravo coglione! Questo è il record, ma neanche contro l'Udinese abbiamo fatto così! Guarda quei mongoloidi di Rebic e Ballo Touré! Kalulu si fa anticipare! 30 secondi! Neanche il tempo di sedermi! Di leggere le formazioni! Raga, incredibili siete! Incredibili siete! Ma non esiste! Almeno ce l'ho fatta ripristinare le luci. Rebic. Madonna, che cross di merda! Che cross di merda! Io sto qua non lo sopporto, ragazzi. Io sto imbecille e non lo reggo. Io Rebic, ragazzi, non lo sopporto più. Non lo sopporto più. Ha fatto un gol in campionato? 4 milioni e mezzo all'anno, piglia! Sto coglione! Sto coglione! Sto coglione! Vediamo se così magari riusciamo a fare una reaction tranquilla, dato che abbiamo ripristinato anche l'audio. Cioè, ma si può giocare con Origi, ragazzi? No, seriamente, si può giocare con Origi? Ma che giocatori di merda! C'è molto bella fallo. Già 4 falli. Questo turnover non ha senso. Fate così cacare che non mi avete dato il tempo neanche di spiegarlo. Non puoi cambiare 10 undicesimi. Perché? Te lo spiego. Perché sono dei giocatori di merda. Il che significa che al 70esimo farei entrare quelli forti e li farei correre il doppio per fare un gol che non faremo mai. Questo è il problema. A questo punto falli partire i titolari, fagli fare un gol e poi toglili, no? No, non lo capisce Pioli, non lo capisce. Cioè, io oggi ho cominciato a bestemmiare da quando ho visto le formazioni. Poi ho continuato a bestemmiare quando mi si è rotta la roba e continuo ancora a bestemmiare adesso, quando vedo che ci avevo completamente ragione. Già non facciamo un gol all'Empoli con i titolari, figurati se lo fai al Bologna con le riserve. Ma raga, davvero? No, ragazzi, io non ci arrivo al 90esimo. Non ci arrivo, non ci arrivo. Se mi giocate così da cani, guarda Righi, che giocatore del cazzo! Che giocatore del cazzo! Ma chi ve l'ha fatto fa di prenderlo? Quella testa di minchia! Ce la facciamo a vincere una partita? Una! Una! Io 4-0 con Napoli, me lo metto al culo! Una partita, ce la fate a vincerla! Meno 9 dal secondo posto! Voi siete delle teste di cazzo siete! Terzo fallo di De Ketteler! Una
un'altra testa di cazzo. Testa di cazzo. Mi viene da staccarla sta partita dopo 19 minuti. Dopo 19 minuti me ne vorrei andare a fanculo. Cioè, ma che cazzo di schifo è? Calcio di punizione al limite dell'area, ma chi cazzo lo batte? Chi cazzo lo batte? Andrà in tribuna sto calcio di punizione. Mi fate vomitare. Mi fate vomitare. Florenzi la fa girare. L'ha tirata anche bene. Ora seconda parata importante. Seconda occasione, la palla va tirata in porta. Luridi coglioni, la palla va tirata in porta. Luridi fottuti coglioni. Siete dei cani, siete. Sene Magers, guarda, guarda, guarda. Deve guardare, cazzo. Che cazzo la dai, Orighi, in profondità. Che letto cammina sulle ginocchia. Quel coglione di merda. Cammina sulle ginocchia. Io mi sento male, io mi sento male. Guarda, guarda, Ballo Touré. Che disabile, che disabile, che Ballo Touré. Ma che disabile. Perde palla, la recupera e la butta fuori. Che disabile che è Ballo Touré. Bravo Pioli. La stai perdendo te questa partita. La stai perdendo te. Perché a questo punto mi mandavi me in campo. A gratis ci andavo. Io vi informo che devo prendere i biglietti per Roma-Milan. Io già ho fatto l'errore di andare a vedere Lazio-Milan. Perché ho fatto un grande errore. Perché io ho visto una partita di merda e ho preso il raffreddore dal freddo che faceva. Io devo prendere i biglietti per Roma-Milan per vedere sta cagata qui. Ma io me ne sto a casa piuttosto. Io me ne sto a casa. Se devo andare all'Olimpico per vedere ste merde, ste merdacce qui. Origi, Origi, diamo la cagata. Anche l'arrivo di Salemakers, poi offri mezzo. In quattro hanno fatto il liscio. Bravo Pioli. Bravo Pioli. Bravo Pioli. Bravo. Bravo. Bravo a mandare in campo gente così. Bravo. Bello. Bello Barro in campo aperto. Vediamo il gol del 2-0. Dall'altra parte Barro non fa passare il pallone. Oh, Ebischer pericolosi. Non si sono accorti, forse solo. Almeno tirano. Almeno tirano. Sti qua tirano. Tirano. Pioli, prendi nota. Tirare, correre, passare la palla, inserirsi. Cioè, sono le basi del calcio che tu hai tolto ai tuoi giocatori. Tu le hai tolte le basi del calcio ai tuoi giocatori. Allora, i cross nel nulla. Magers, Rebic, tira. Tira! Tiro, Pobega, gol. E la pareggia Tommaso Pobega con un grandissimo sinistro. A me non me ne frega un cazzo. Gol. Bravo. Minuto, 1-1. No, beh, gol, beh, gol. Avevamo detto che la sua più. Mi fate incazzare! Non togli il fatto che siete delle merde, che siete dei giocatori di merda. E Pioli, te non sei da meno quando fai ste cagate. E il problema è che le partite preparate così ci siamo abituati. Ci abbiamo le palle piene delle partite giocate così. Sappilo, sappilo, perché fai cagare esattamente come quelli che ha mandato in campo. E andatevene tutti a fare in culo. Splendida la cosa. In culo. E ovviamente il Milan fa gol. Cosa succede? Permette agli altri di alzarsi. Mai che sia una volta che il Milan fa gol, prende la situazione in mano e dice: cazzo, adesso gioco io e te ne faccio un altro. No, il Milan non lo fa. E ora così, all'intervallo, ti toccherà mettere altri giocatori, ti toccherà mettere i titolari che correranno quattro volte per fare un gol che non faremo mai. Perché Pioli sei questo. Pioli sei questo. Ormai ti conosciamo. Minuto numero 40, e tienti stretto chi ti perdona.
Si inizia seconda parte di questa merda. Per fortuna che esiste l'intervallo dove trovo attività carine da fare e ho modo di sfogarmi e di rientrare in diretta, non calmo ma almeno sicuramente meno incazzato di prima. Baloturé ha fatto un dribbling e ha messo ovviamente un cross di merda. Fatto una cosa fatta bene, ovviamente dopo ci voleva quella fatta male, no? Una strada che però non si è aperta. Righi cerca il cross dall'altra parte. Righi Baloturé incrocia un po' di testa, deve metterci le mani. Almeno abbiamo tirato in porta. Rebic, sei veramente inutile. Diciamo che le posizioni. Fai anche fallo. Sei veramente inutile. Franks, che cazzo! Comprensibile. Che cazzo, Franks! Da centrocampo ha buttato una palla in calcio. Ha buttato rimessa laterale, coglione, no? Però Maignan fa partire il contropiede, però. Cioè, che cazzo, fa partire il contropiede! Sei 1-1! Devi far partire il contropiede! Calulo per Calabria, la palla va fuori. Ragazzi, siete lo scempio! Siete la merda della merda! La merda sopra la merda siete! Messias Franks! Madonna, ragazzi! Madonna, che sbocco, che squadra di merda, che squadra del cazzo. Tira scivolando sto coglione. Tommaso Turci, per vedi? Ancora Stefano Pioli. Io avevo ragione. Adesso deve entrare Leao. Devono entrare Leao e Brahim Diaz perché voi fate cacare, perché Pioli ha fatto una formazione di merda e oggi ne paghi le fottute conseguenze. Rebic, vediamo cosa fai. De Keter, dai. Dai, inciampa sto coglionazzo. Inciampa su se stesso. Ma perché esisti? Ma mi fai capire la tua utilità al pianeta Terra? Cioè, sei diventato indifendibile. Ti rendi conto che sei diventato indifendibile? Si propone, Calabria lo serve, Dominguez lo aspetta, accelera Messias. Messias, dai. Rebic! Il rimpallo clamoroso con Rebic che non riesce a trovare il 2-1 per il Milan. Grande gioco. No, io non lo so, ragazzi. Non lo so. Vedete? Messias fa la cosa bella. E poi la cagata chi la fa? Rebic. Io non ho parole. Leao è entrato 10 minuti fa, non ha toccato un pallone. Corre Pobega, prova a correre anche Rebic. Largo c'è Pobega, c'è Leao, dai. Una palla Leao. Leao frena. Pobega. Ci mette la testa alle coglioni. Vabbè, almeno si è tirato, ripeto. Si è tirato a difesa di quel coglione di prima, si è tirato. Giro ad alleggerire Ferguson. Calabria a sinistra. Deviazione. Dominguez, Maignan. Dai, fammi partire un contropiede. Forza, forza. Non parte. Cercare di mettere una palla filtrante. Sta costruzione dal basso è irritante. È veramente irritante, ragazzi. Bravo Leao, bravo che perdi palla e fai fare il contropiede a Bologna. Bravo Leao che perdi palla. 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 Bravo Leao che chiedi 7 milioni e mezzo all'anno per perdere palla. Bravo. Bravo. Di cosa che fa sgasare? Passa da Messias, che gli Messias ha dello spazio. Leao, aspetta su Maro. Leao, prendi Diaz, dai. Diaz. Tira in curva. Lo trova. La forza del Milan. In curva al limite dell'area. Solo, non c'è nessuno. Palla perfetta. In curva tirato. Sto pezzo di merda. Portiere coperto, raga. Portiere coperto, gliela mette anche sul pallo che sta coprendo. Ma con chi cazzo stiamo giocando? Ripeto, se non fosse fottutamente chiaro. Tanto non la vinciamo, non la vinciamo, non la vinciamo, non la vinciamo. Franks, mezza a due, non passa la palla, 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 non passa la palla. 3, 2, 1. Rebic per Leao, io non ne posso più! Non ne posso più! Non c'era nessuno! Ha consegnato la palla a quello del Bologna! Leao.
Leao Franks! Per Franks! Ma qua c'è mano a mano netta, ragazzi! Tanto non andranno a vedere, perché già tanto un rigore c'è nel primo tempo. C'era già nel primo tempo un rigore, non andranno a vedere neanche questo. Brahim Díaz, Leao. Leao! Si accompagna il pallone. Brahim Díaz! La cicca ancora! La cicca ancora! La cicca! La cicca incredibile! Questo è calcio di rigore! Porca puttana, se non è rigore questo, ragazzi! Ragazzi, ma è calcio di rigore netto questo! Pobega, sveglia! Sveglia! Svegliati! Non fischia massa. Bia. Sveglia! Calabria deve aspettare Gabbia. Un minuto e mezzo alla fine. Calolo. Dorme! Dorme! Lucumi, Sergio Ramos oggi finisce qua, ragazzi. Bravi. Un'altra figura di merda. Un'altra figura di merda. Perché fate cacare il cazzo? Siete una squadra di coglioni, di cani, di pezzi di merda. Bravi. Fine.